Prende sempre più piede, rimaniamo sempre nell'ambito podistico, la trasmissione Correre per Sport. Torniamo veramente a quello che era un po' il protocollo di questa trasmissione. Presentiamo sempre gli eventi perché si torna finalmente a correre. Devo dire che in questa pandemia probabilmente una delle specialità dell'atletica leggera che si è fatta conoscere di più è il trail. Ed ecco qua che oggi vengo a presentarvi un trail WISP nuovo, su un percorso che però è già bello rodato e apprezzato, una regia importante di quelle veramente che garantiscono la qualità, Mountain Lab. E quindi ringrazio di aver accettato il mio invito, l'invito dell'atletica WISP Abruzzo e Molise, Alessio Giancola, che è dirigente dell'ASD Mountain Lab. Grazie Alessio, benvenuto fra noi. Grazie a te Alberico, grazie per l'invito, è un piacere essere qui con voi oggi. Sei d'accordo con me che il mondo del trail, il trail in generale, probabilmente più il trail, diciamo quello soft aperto a tutti, che l'ultra trail o quello più impegnativo, con questa pandemia probabilmente si è fatto riscoprire? Ma sicuramente il trail è una disciplina che ti porta, a parte a stare bene a livello fisico in mezzo alla natura, quindi in questi momenti difficili era molto importante cercare di trovare appunto ritrovare questi equilibri, ma poi ti porta a correre diciamo in solitaria mantenendo le distanze, quindi era la disciplina ideale per quanto riguarda l'atletica leggera da utilizzare in questo momento. Perfetta direi per quanto riguarda le restrizioni, anche perché c'è un connubio perfetto tra lo sport, la salute e la natura, che è letteralmente proprio l'anima del trail. Andiamo a parlare del Monte Genzana. Io penso che domenica e 6 giugno si correrà in uno scenario strepitoso. Il Vertical Monte Genzana sarà una grande ripartenza per noi, per il mondo del trail, per gli appassionati dell'atletica. Si percorrerà un sentiero che vi porterà in vetta non al Monte Genzana ma verso il Monte Rognone. Esattamente si arriva in zona località Faito, in mezzo a un bosco che inizialmente è una pineta, poi diventa una faggeta, e si arriverà su, ci sarà modo poi di guardarsi intorno e penso che non si può chiedere di meglio. Alessio, io devo ringraziare perché è veramente fenomenale Karim e Claudio, la regia, che ci seguono passo passo e danno le loro indicazioni. Hanno già riproposto la vostra pagina Facebook, parleremo anche del vostro sito www.mountainlab, dove si potranno trovare tutte le informazioni. Eccolo qui, l'ho appena detto, lo confermo. Un'altra nota importante è natura, distanziamento, applicazione delle linee guida, e non a caso la partenza è proprio individuale. Spiegaci un po' come ci muoveremo. Esattamente, è una delle modalità di partenza dei vertical e in questo momento diciamo che è ideale. Sarà una partenza individuale dove gli atleti partiranno distanziati uno dall'altro di 15 secondi. Chiaramente sarà dato la possibilità agli atleti di vertice di partire per primi, in modo da non avere persone lungo il tracciato ad ostacolarli, e per cui diciamo che ci sarà il modo di distanziarsi in maniera naturale e di godersi la gara e poter esprimersi al meglio. Diamo una buona o una cattiva notizia agli atleti di vertice, svelando la partecipazione o meno di Alessio Giancola, che sarà diciamo direttore tecnico insieme a Luigi Liberatore, che salutiamo e ringraziamo per tutto l'impegno che ci sta mettendo, oppure sarai talmente impegnato da lasciare magari spazio anche agli altri atleti comunque di alto livello che verranno a partecipare? Allora, intanto, come hai detto bene tu, Luigi è l'idea e il cuore pulsante di questa Monte Genzano Vertical. Lui abita proprio di fronte alla montagna e quindi era da tempo che sognava di fare questa cosa. Luigi, come sai benissimo, è un nostro atleta e ci ha spinto a voler organizzare questa gara. Lui ci tiene che io partecipi, però ti dico, fino alla fine non lo so se riuscirò a partecipare o meno. Ma comunque diciamo che ci sono degli specialisti che dovrebbero essere i favoriti per questa
tipo di disciplina, perché insomma è una specialità dove bisogna anche prepararsi in maniera adeguata, perché non è un classico trail, ma sono 1000 metri da fare col cuore in gola e il fiato corto. Ecco, io proprio qui ti volevo, perché comunque sia quest'anno il Vertical del Monte Genzana sbarca subito di autorità nel calendario di preminente interesse nazionale. È un giorno importante il 6 giugno perché è una domenica, libera da altri appuntamenti podistici, quindi sicuramente Alessio, buona parte dei partecipanti arriverà proprio dal mondo della strada, interessato e incuriosito da una sfida come questa, che è accessibile, però direi diamo qualche nota tecnica. Ad esempio, che tipo di scarpa consigliamo di indossare per questo Vertical? Allora, intanto, quando ho detto 1000 metri, non è lo sviluppo della gara, ma è lo sviluppo si parla di dislivello, quindi nei Vertical si parla di dislivello. Per quanto riguarda la lunghezza, sono circa 3,6 km, 3,7 km. Ci vuole assolutamente una scarpa da trail running, una scarpa che abbia un buon grip, perché con una scarpa da strada, insomma, si fa un po' più di fatica non avendo la giusta aderenza alla tipologia di terreno. A chi non l'ha mai usate, Alessio, consigli di attrezzarsi con delle bacchette, possono essere comunque utili? Oppure chi non è esperto nell'utilizzare le bacchette, probabilmente è meglio che le lascia e corre o cammina sicuramente sul percorso? Ecco, mi hai anticipato. L'utilizzo dei bastoncini in queste gare qua può essere importante. Non lo consiglio a chi non l'ha mai utilizzato, perché ci vuole tecnica, se no possono essere, diciamo, di intralcio. E anche perché chi non possiede appunto una buona tecnica fa fatica a utilizzarli nel giorno della gara, deve pensare troppo all'utilizzo dei bastoncini e quindi l'impegno fisico aumenta e non diventano un vantaggio ma uno svantaggio. Per cui bisogna allenarsi, bisogna utilizzare spesso i bastoncini in modo che diventi una cosa naturale. Alessio, abbiamo detto come si parte, abbiamo spiegato la partenza e il tracciato, ma una volta arrivati su, in effetti non è finita, manteniamo qualche energia perché in ogni trail che si rispetti, una volta arrivati in cima, si riscende comunque a piedi. Sì, allora, vabbè, la partenza è in paese, intanto dico altre due cose. I primi 400 metri sono nel centro storico, si passa sulla torre Intro d'Acqua e poi si prende il sentiero nel bosco, che abbiamo detto prima, una faggeta, poi una pineta. Si alternano un paio di tratti molto impegnativi, è un tratto un po' più facile, la parte finale leggermente più dolce. Per chi viene dalla strada, una cosa la voglio dire: non pensate che bisogni per forza correre, anzi nei Vertical ci sono atleti che vincono camminando, ma riescono a tenere una velocità di passo molto alta, che è la stessa di uno che corre in salita, perché correre in salita non significa andare a 3 km, ma significa tenere una velocità adeguata al pendio. Quando si arriva su, innanzitutto, vabbè, ci sarà il panorama da godersi, c'è dell'acqua fresca perché c'è una bella fontanina arrivata in vetta e poi bisogna tornare indietro. Per tornare indietro noi sconsigliamo di fare il percorso a riproso, perché ci sono i concorrenti che stanno salendo. C'è un tracciato di circa 8 km che sarà segnalato, dove si passa nei rifugi che avete appena visto, e ci sono delle fontanelle lungo il percorso, per cui insomma ci si può godere questo rientro in un ambiente unico. Calcolate che il Monte Genzano è una riserva naturale regionale dove si potrebbe, non lo incontreremo, ma si potrebbe anche incontrare l'orso, perché è un animale che frequenta molto questa zona. Ma nel momento in cui dovessimo incontrare l'orso, che cosa dobbiamo fare, Alessio? Non succede, ma se succede, dacci proprio il consiglio che salva la vita. Ok, allora, innanzitutto, ecco, non vi fate preoccupare da quello che ho detto. L'orso non lo incontreremo, perché faremo talmente tanto baccano che lui sarà 40-50 km più lontano. Se incontriamo l'orso non dobbiamo fare nulla, è lui che ha paura di noi, basta rimanere un attimo fermi e cambia strada. Non è pericoloso assolutamente, è lui che teme l'uomo, quindi ci fermiamo, non facciamo foto, non lo seguiamo, questo sicuramente. Se avete un cane al seguito, tenetelo al guinzaglio, quello sì, e per il resto non vi preoccupate di nulla, perché l'orso non è assolutamente pericoloso.
Alessio, e gli eventuali accompagnatori familiari che vogliono comunque vedere questo percorso, applaudire magari i propri cari o comunque tutti gli atleti lungo il percorso, cosa gli possiamo dire? Possono in qualche modo andare a godersi questa splendida natura o conviene farli rimanere a margine dell'organizzazione? Allora, io consiglio di andare in vetta e aspettare i propri cari in cima. Certo, bisogna essere persone che hanno già fatto dei trekking, perché ci sta da camminare un pochino. 1000 metri di dislivello non sono pochi. Per una persona poco allenata potrebbe significare un paio d'ore di salita, quando i primi impiegheranno tra i 40 e i 50 minuti, insomma. Ecco, stiamo vedendo anche l'altimetria, devo dire che è un'altimetria bella importante, quindi hai detto ci saranno delle agevolazioni sulla salita, ma comunque si sale sempre, Alessio, non c'è in effetti un momento di respiro. Allora, dopo circa 1 chilometro c'è un tratto un po' più facile che spiana parecchio, circa 300 metri. Tolto questo tratto, si sta sempre mediamente tra il 20 e il 30%, la pendenza media sfiora il 30%, con punte di quasi il 50%. Come ho detto prima, per chi viene dalla strada non si deve vergognare di camminare, perché sono gare in cui quasi tutti camminano, sono pochi quelli che corrono, o comunque si corre in brevi tratti, insomma. Allora, ci hai raccontato bene questo percorso, però Luigi Liberatore, che come abbiamo detto è stato l'inventore, è stato proprio la persona che ha spinto affinché la WISP e il CONI approvassero e dessero il via libera ad un evento di preminente interesse nazionale, non solo ce l'ha raccontato ma ce l'ha fatto anche vedere, per cui chiedo a Karim se abbiamo il suo video, così lo sentiamo la sua voce e poi lo conosceremo domenica al Monte Genzana. Ecco qua, e questo è l'arrivo, la fine del bosco, si intravede la luce, l'ultimo sprint, qua proprio si arriva con le gambe e il cuore in gola. Qui bisogna dare tutto per giocarsi gli ultimi secondi. Birra ce ne deve stare ancora, non si può arrivare qua mollando, si deve arrivare qua di corsa, così. Dai, 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 dai. Arrivati qui, tombino, arrivo. Bellissimo, questo video ce l'ha proprio raccontato, ma devo dire che ce l'ha fatto proprio capire quando lui parla di cuore in gola e noi lo sentiamo questo cuore che affanna proprio nelle ultime asperità di questo percorso. Bene Alessio, non mi resta che farti un'ultima domanda, lasciare a te l'invito per domenica 6 giugno a partecipare a questa manifestazione. Ci piace il trail, ci piace la natura, ci piace anche il buon gusto, perché dobbiamo venire a fare il Monte Genzana? Io ci sarò. Perché venire a fare il Monte Genzana? Perché chi non lo farà e se lo farà raccontare dopo rimpiangerà di non averlo fatto. La natura ripaga di tutti gli sforzi e ci rimette in pace con noi stessi, quindi io che pratico trail running vi consiglio assolutamente di venire, perché lo sforzo fatto verrà ripagato da quello che vedrete durante il percorso e nel rientro. Mi raccomando, non mancate. È una cosa per chi si iscrive online, chiaramente il costo sarà un po' più basso rispetto a chi si iscrive la mattina della gara. Quindi vi consiglio di iscrivervi quanto prima. Benissimo Alessio, allora io ti ringrazio, ovviamente ci vedremo a Intro d'Acqua, per chi vuole ha tutte le informazioni sia sulla pagina Facebook di Mountain Lab Eventi ma anche sul sito, che è molto aggiornato, ce n'è un po' per tutte le necessità e per tutte le info. Io non faccio altro che ringraziare ancora Alessio Giancola, saluto Luigi Liberatore e tutta la Mountain Lab, ma soprattutto saluto tutti i nostri telespettatori che rendono veramente Correre per Sport una soddisfazione di tutto il mondo WISP. Ciao a tutti, ci vediamo la prossima settimana e ve la racconteremo. E correndo, correndo di notte da solo,
fare.